Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e finalmente ci siamo. È uscito il nuovo capitolo di gioco per quanto riguarda ovviamente Final Fantasy VII, quindi Cloud's Memory, quindi le memorie di Cloud, dove rivivremo il sogno o comunque rivivremo i ricordi fondamentalmente di Nibelheim, ovvero quelli che Cloud racconta all'interno della cittadina di Calm. Oltre a questo, però, ci sono delle altre piccole novità che dobbiamo andare a sottolineare. Una, che forse è quella che effettivamente è più importante, è questa, ovvero un update per quanto riguarda le substats nelle varie materia. Se vi ricordate bene, tempo fa parlammo dei problemi, tra virgolette, che alcuni giocatori avevano riscontrato durante il crafting delle varie materie. Oggi abbiamo in un qualche modo una sorta di update per quanto riguarda quella questione. Infatti sono state aggiunte le substats di Boost HP e Boost Healing a tutte le materie che effettivamente curano. Quindi avremo cura, lesuna di fog, fatigue, poison, eccetera, eccetera, che potranno in un qualche modo ottenere questi bonus. E questa è comunque una notizia molto importante, perché avere comunque una materia di cura con un bonus cura giustamente va ad amplificare il suo effetto. Quindi abbiamo praticamente le nuove tabelle che giustamente sono state aggiornate, dove praticamente abbiamo tutte quante le materie blow con HP e attacco fisico, che giustamente rappresentano le statistiche più facili da poter ottenere. E poi, come potete notare, abbiamo anche le materie magiche, dove abbiamo attacco magico e HP, che sono le statistiche più semplici da poter ottenere, dove ovviamente l'attacco magico in flat è più semplice da ottenere rispetto a quello in percentuale, però comunque sia sono sempre quelle le statistiche più facilmente ottenibili. Mentre invece per quanto riguarda le cure, come potete vedere abbiamo... Ah, questa mi sa che era la vecchia tabella, esatto, che era praticamente la vecchia tabella fino al 30 ottobre 2023, dove praticamente le cure, come potete notare, non potevano ottenere il bonus di HP o il bonus di healing. Infatti c'è la X che proprio contraddistingue l'impossibilità di poter ottenere, mentre invece questa è la nuova tabella aggiornata ad oggi, quindi 20 novembre 2023. Infatti abbiamo attacco fisico e difesa fisica come easy per ottenere come stats, mentre invece hard comunque sì abbiamo HP heal in flat e HP e heal in moltiplicatore in percentuale, quindi abbiamo comunque la possibilità di poter trovare queste substats, che ovviamente rivoluzionano il campo del crafting delle materie. Ovviamente il messaggio continua a dire che continueremo, cioè quindi gli sviluppatori continueranno ancora a implementare e migliorare questo sistema di crafting, e poi come sempre ci ringraziano per quanto riguarda il giocare Ever Crisis, eccetera eccetera. Poi altro messaggio che invece viene incluso in tutto questo ambaradan di roba è che ci sono stati altri report, quindi altri feedback, che alcune substats non venivano praticamente inserite all'interno della sintesi. Dopo aver effettuato un feedback, praticamente si è condotta un'indagine interna, però non si sono rivelati problemi, quindi a quanto pare qui i feedback hanno fatto un buco nell'acqua. E poi ci spiegano ancora una volta che per quanto riguarda la sintesi delle materie ci sono alcune substats che sono molto più difficili da ottenere o addirittura impossibili. E qui ci danno un'altra tabella dove ci fanno vedere proprio per filo e per segno quali cosa possiamo ottenere e cosa non possiamo ottenere. Quindi per quanto riguarda le materie blow possiamo ottenere praticamente tutto tranne difesa fisica e difesa magica in percentuale, solo che ovviamente attacco fisico e HP moltiplicato e flat sono le statistiche più facili da poter ovviamente ottenere.
Stessa cosa per le materie magiche, e poi questo invece era il diciamo la tabella per quanto riguarda la per quanto riguarda le cure, però aggiornata al 30 ottobre. E per quando è successo tutto ciò, avevano distribuito ai tempi, se vi ricordate, tutti i materiali per sintesi, eccetera, eccetera. Ora hanno praticamente ridistribuito altri materiali solo a quei giocatori che non avevano ricevuto già tutta l'ambaradan prima. Quindi per tutti quei giocatori che già avevano ricevuto tutti gli oggetti di scuse, tra virgolette, da parte dei nostri sviluppatori, sono tranquilli, quindi non hanno bisogno di ricevere altro. Ah, ovviamente altre, diciamo, altre specifiche per quanto riguarda altri implementi saranno per l'appunto utilizzati e verranno in un qualche modo effettuati anche alle materie in generale di cura, e quindi il supporto è sempre gradito, e quindi grazie per giocare a Final Fantasy VII Ever Crisis. Poi vabbè, notizie di pre-order di Rebirth, nuovo capitolo che già abbiamo in un qualche modo potuto annunciare, e il nuovo Criterion Dungeon, dove sarà possibile ottenere comunque dei nuovi ticket, quindi si potranno ottenere ticket. Io già oggi ne hanno regalati 10 grazie all'introduzione della campagna la campagna del nuovo capitolo, quindi, e li ho shaftati, quindi già è inutile che ci stiamo qui a sottolinearlo. E qui abbiamo l'aggiunta dei nuovi dungeon, dove appunto avremo delle nuove ricette per la sintesi delle materia. Inoltre anche un'altra 5 stelle Buster Sword è stata aggiunta al Crisis Metal Challenge per quanto riguarda il mese di fino a tutto novembre, quindi alla chiusura di novembre, e si potrà collezionare tramite le Crisis Metal ogni primo clear reward, e se ne potrà scambiare una al mese. Quindi ora ovviamente andremo a cambiare la Buster Sword, perché io possiedo punti a sufficienza per prenderne addirittura 2, quindi per questo mese e il prossimo sono abbastanza a posto. Il Criterion Dungeon che è stato aggiunto è quello del Monte Nibel, il Crisis Dungeon invece è il Monte Nibel, e poi successivamente la Shira Building in Very Hard. La Shira Building in Very Hard sarà disponibile fino al 15 di dicembre, perché noi ricordiamo siamo sempre un giorno in più. Il Crisis Dungeon verrà sbloccato dopo che avremo effettuato almeno la torre dei Cetra, la torre sigillata dei Cetra, almeno il piano numero 10. Quindi è importante comunque fare un po' tutto nel gioco. Level cap incrementato, questo ne avevamo già parlato, dove adesso praticamente i nodi potranno essere sbloccati già al 57 e non per forza al massimo livello, quindi già qualche livello prima si potranno sbloccare tutti i nodi e avere tutti i potenziamenti necessari. Ed è stata aggiunta anche la Character Quest Experience numero 7, che io ho già provato in realtà, e conferisce praticamente 15.000 punti ai personaggi senza bonus e 20.000 punti esperienza ai personaggi col bonus. Quindi in realtà non è che sia tutto sto granché. Mi sarei aspettato un po' di più, però vabbè, considerando che c'è anche la campagna, si possono ottenere i cactuar, cioè si possono spuntare i cactuar e quindi moltiplicare questa cifra, effettivamente così brutto magari non è. E poi ovviamente le coop di Ramu, che invece saranno disponibili a partire dal 22 di notte per noi, quindi alle 4 del mattino di giorno 22, quindi il 21 notte, mettiamola così, dove sarà possibile appunto fare le coop di Ramu e ottenere le armi 4 e 5 stelle in modo più semplice. Qui classica spiegazione come l'abbiamo avuta già per Ifrit e Peshiva. E poi nuova campagna di rilascio del capitolo, dove sono stati appunto regalati 10 ticket che io ho già pullato e shaftato, quindi ci leviamo il dubbio. E poi, come potete vedere, abbiamo la possibilità per un periodo limitato di tempo di far apparire cactuar in alcune missioni specifiche. Ecco, le apparizioni saranno presenti all'interno delle solo content enhancement quest, solo content summon quest, nelle co-op, e i metal cactuar non appariranno all'interno delle premium quest oppure negli eventi.
Questa è una cosa molto importante. Durante questo periodo, un nemico raro speciale che insieme al Metacactuar potrà apparire una volta al giorno nella Daily Quest. Quindi, e ovviamente questo nemico speciale non scapperà, cioè all'interno delle daily comunque sia non scapperà. I personaggi che riceveranno esperienza aggiuntiva sono tutti i personaggi di Final Fantasy VII, quindi Tifa Cloud, Aeris Barrett e Red 13 fino al 27 di novembre. Tutti questi personaggi guadagneranno addirittura un 30% in più di esperienza rispetto a tutti gli altri personaggi. E basta, fondamentalmente non abbiamo altre novità, non abbiamo altre aggiunte per quanto riguarda il gioco. L'unica cosa che ovviamente si può andare a fare è vedere la storia, ma questo poi magari lo farò per conto mio, e poi come sempre controllare tutti i dungeon, controllare tutto quello che è possibile fare, recuperare la Buster Sword se ovviamente lo dovete ancora fare, e poi come sempre co-op, farming e piano piano cercare di fare passetto passetto. Detto ciò, ci vediamo stasera in live su Twitch. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.